Come funzionano le pompe centrifughe? A che cosa servono le pompe centrifughe? E quali sono i principi base del loro funzionamento? Lo scopriremo in questa lezione. La pompa centrifuga è la pompa di uso più comune, sia in ambito industriale che civile. Questa tipologia di pompa, infatti, sfrutta l'effetto centrifugo derivante dal moto della sua girante, che ruotando trasforma l'energia meccanica proveniente dal suo motore, prima in energia cinetica e successivamente in energia di pressione che conferisce al liquido sollevato. Il principio base delle pompe centrifughe è quello di trasferire volumi di un fluido da una regione di bassa pressione ad una regione di alta pressione. Grazie a questo schema possiamo capire in che modo questo accade. Nella parte inferiore di questo schema notiamo il primo serbatoio contenente del fluido, in questo caso acqua. Questo serbatoio rappresenta la nostra regione di bassa pressione, mentre il serbatoio posto in alto rappresenta la nostra regione di alta pressione. Inizialmente una parte di acqua è già presente all'interno della pompa e quando le lame della girante iniziano a ruotare, l'acqua viene tagliata creando una regione di bassa pressione. La pressione all'interno della pompa è molto più bassa rispetto a quella del serbatoio inferiore. Quindi c'è una consistente differenza tra il punto A e il punto D. Grazie a questa differenza di pressione, l'acqua viene risucchiata nel tubo e passa dal serbatoio inferiore alla pompa. Ora andrò a spiegarvi in che modo l'acqua passa dalla pompa al serbatoio superiore, grazie al movimento rotatorio della girante all'interno della pompa. Per farlo, mi avvalerò dell'equazione di Bernoulli. Quando l'acqua viene risucchiata dal serbatoio inferiore, a causa della differenza di pressione generata dalla pompa centrifuga, vi è una perdita di carico, ovvero un calo di pressione dell'acqua durante la fase di entrata nel tubo di aspirazione, un calo di pressione durante la fase di scorrimento dell'acqua all'interno del tubo. Questo a causa dell'attrito delle molecole d'acqua con la superficie interna del tubo. Stessa cosa accade durante la fase successiva, ovvero una perdita di pressione dell'acqua in fase di entrata nel serbatoio superiore e una perdita di pressione all'interno del tubo di scarico, sempre per effetto dell'attrito. Avendo in chiaro questo, possiamo fare uso dell'equazione di Bernoulli per spiegare nel dettaglio le varie fasi del movimento dell'acqua. Applichiamo l'equazione di Bernoulli al punto C. La pressione Pc fratto Φg più la velocità Vc alla seconda fratto 2g più l'altezza che nello schema è z1. Così ottengo il carico idraulico complessivo, ossia la pressione totale dell'acqua al punto C, vale a dire all'entrata nella girante della pompa. Molto simile all'applicazione dell'equazione di Bernoulli al punto D, ossia il punto in cui l'acqua esce dalla pompa. Quindi l'equazione sarà Pd fratto Φg più Vd alla seconda fratto 2g più z2. Quindi, per determinare l'effettivo carico idraulico dell'acqua causato dalla pompa, devo sottrarre al carico idraulico dell'acqua in uscita dalla pompa la perdita di carico idraulico dell'acqua nel punto C, quindi Hd meno Hc. Quello che ottengo è Pd fratto Φg meno Pc fratto Φg più Vd alla seconda meno Vc alla seconda. Il tutto fratto 2g più z2 meno z1.
Così ottengo l'effettivo carico idraulico H. Il valore H nello schema rappresenta il carico idraulico dell'acqua al punto A. Nel punto A l'acqua ha pressione 0 perché è il punto in cui essa è a contatto con l'atmosfera. Anche la velocità dell'acqua è 0, poiché in questo punto è ferma. La distanza tra il punto A nel serbatoio inferiore e il punto F in quello superiore è HS, detto anche carico statico. Anche nel punto F del serbatoio superiore l'acqua è a contatto con l'atmosfera, quindi avrà pressione e velocità 0. L'altezza totale H in questo caso si ottiene sommando HA più HS. Detto ciò, è possibile determinare una relazione tra i valori H e HS, applicando nuovamente l'equazione di Bernoulli al punto A e il punto C. Come abbiamo detto, la pressione dell'acqua al punto A è 0, più la velocità che è sempre 0, più il valore H. Il risultato è la pressione dell'acqua al punto C. Quindi PC fratto FG più VC alla seconda fratto 2G più Z1. Però, come abbiamo detto, tra il punto C e il punto A c'è una perdita di pressione dell'acqua a causa dell'entrata dell'acqua nel tubo di aspirazione, punto A, e a causa dell'attrito delle molecole dell'acqua con la superficie interna del tubo di aspirazione, punto C. Quindi l'equazione è completa aggiungendo Z1 più H1 inlet più HF1, ossia l'attrito nel tubo di aspirazione. Ora è necessario applicare l'equazione di Bernoulli al punto D e al punto F. Abbiamo già calcolato il carico del punto D, che è PD fratto FG più VD alla seconda fratto 2G più Z2, che è uguale a 0. Che è la pressione dell'acqua al punto F, più velocità 0, più l'altezza che è HS più H. Ma abbiamo visto che anche tra il punto D e il punto F ci sono delle perdite di carico, che sono HF2, ossia la perdita di carico dovuta all'attrito dell'acqua nel tubo di scarico, più HE, ossia la perdita di carico dell'acqua tra il punto E e il punto F, dovuta all'entrata dell'acqua nel serbatoio superiore. Quindi adesso sostituisco il valore H da questa equazione con il valore HF2 di questa equazione. Quello che ottengo è H uguale HS più HIN più HF1 più HF2 più HE. Ottengo questo perché la differenza tra questo valore e questo valore è H, ossia il carico totale sviluppato dalla pompa centrifuga. Quindi ora posso scrivere H uguale HS più sigma, ovvero la somma di tutte le perdite di carico. Spero che questo video vi sia stato utile e se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Grazie per la visione.